Eccoci arrivati ad Ascoli. Non siete pronti. Ho scritto là, 10 pezzi 5 euro. Allora? Buone? La mangiate più buone? Un'oliva dalla guarda che fa sta ragazza, ma tu ti rendi conto? Cioè c'hai l'oliva ascolana dentro allo zaino. Non le posso mangiare insieme. Si può fare? Vai. Se avete una pischella amante dei gioielli, no? Potete venire direttamente qua. E con 5 euro, avete risolto i problemi con la vita. La fede di Santa Rita, attenzione. Che significa amore, amicizia e spiritualità. Ci siamo quasi, eh? Sì, a breve. 12 km, attenzione, eh! Poca roba. Ci siamo quasi. We are coming, Ascoli. Stiamo venendo per farti il mazzo di olive. Eccoci arrivati ad Ascoli. Non siete pronti. Eccoci! Ciao, siamo di Ascoli Piceno. Abbiamo parcheggiato adesso. Ma lo stai al telefono o... Ecco. Abbiamo parcheggiato... Mi un bacio. No. Vabbè, mi sembra buona fare i vlog. Devi vloggare, non devi chiedere i baci quando fai vlog. Niente, ma c'è. Siamo arrivati a Ascoli Piceno, yeah! Sì, abbiamo parcheggiato, abbiamo pagato un euro per 2 ore e adesso andiamo a vedere cosa ci sta al centro storico, giusto? Giusto, yeah! Il menù del ristorante? Sarà il menù estivo della cucina Coyal, 5 metri a sinistra. Top! Il menù estivo della cucina, scusami. E invece no. Wow, devo capire se qui ci sono le migliori olive ascolane oppure si chiama migliori il posto o il cognome del proprietario. Io mi auguro entrambe le cose. Sì? Tada! Piazza Ringo. Attenzione. Il palazzo comunale, credo fosse quello. Che ne so io. Ma se volevo sapere che era il palazzo comunale, me ne andavo a vederlo su Discovery Channel. Mio marco. Questi invece sono impalcature che servono a impalcatare le persone. Guarda, candidata a capitale italiana della cultura 2024. Attenzione. Attenzione. Per la Chiesa ha una valenza terribile, pazzesca, perché c'è il suolo in cui è stato avvolto Gesù Cristo prima della resurrezione, dopo morto. Chiedono anche dentro, ma comunque sì, basta che me lo dice.
Quanto costano, scusa? Sono scritto là, 10 pezzi 5 euro. Allora? Buone. Buone? Le mangiate più buone? Le mangiate più buone. Top. E ne mangiate anche peggiori. È pronto? No. Beh, devo fare il video, un tuo assaggio. Niente, me ne sono mangiata una, ma... Vuoi tentare? Ma no! Come vanno a piacere l'olive, io non lo so. Come vanno a piacere l'olive? Sono saporite. Buone. Buone? Sai che sembra questo? Il ripieno? Perché mi prende così vicino? Perché non si sente un cazzo quando parli. Sai di cosa sta il ripieno? Oh, guarda cosa. Non glielo ripeti, te l'ho messo vicino perché lo sento. Sembra il ripieno dei ravioli a Varsavia. Ma no. Di carne, dico. No. Solo la carne. Prendine quante te ne dice, capito? Quando l'ho presa alle 11 allora? Non lo so. Ogni 6 ore posso. Ciao Pennuto. Piccione, povero. Il Pennuto. No, che magliettina, attenzione. Che magliettina. No, vabbè. Devo vloggare e fare le foto a sto pischello, ma io dico, ma a me mi paga qualcuno? Mi paga qualcuno? Eh? Ti fai la fotina con me contro luce? Così? Certo, amore mio. Ti esco un'oliva dalla pelle. Yeah, guarda che fa sta ragazza, ma tu ti rendi conto? Cioè, c'hai l'oliva ascolana dentro lo zaino. Non le posso mangiare insieme? Perché ho un solo antinfiammatorio. Oddio, ci sono gli sposi! Guarda che faccio! So top, sono belloni, eh? Sì, è bellissimo. Bella sta Fiat d'epoca. Vabbè, arriveranno qua in piazza. Sì? Belloni. Ah, c'ho pure la bimba dentro, vedi? T'ha sorriso. Amore, che faccia. Vespettina, importante, eh? Poi ce ne andiamo al nostro ristorantino recensito super top su... Recensito bene, vero? TripAdvisor, economico. Meglio di così? 4,6 su 5, cioè top. Che io dire? No? Io sono d'accordo. Sei d'accordo? Se mi fanno una cosina leggera per me... Certo. Che bel ristorantino, eh? Con un bel menù. Sì. Con un bel nome. Bella signora. Niente, se magna. Ah, ok, se magna. Sì. Ma? No. Lui sta sulla panchetta figa. Ma guarda che mi si sente. Sì, non io ti si sente bene. Non è che... Cioè, ti si sente sì. Ma... Vai. Rosso piceno? Sì, assaggialo. Wow. Tasting. Belli questi bicchierini. Se prova alla francese. Oh lolo, assaggia per noi. Sentito che storia. Si può fare? Vai. Questa è tutta sua oggi. Oggi beve da top. Solo. Top? Top, per non dire super top. Mi devi fare invidia. Visto che sono un top player,
giusto? Sono un top player. E lei deve fare foto. Deve fare foto. Io la foto con te. Visto che sono un top player, no? Mi sono bevuto una boccia di vino da solo del posto, perché sapete tutti che sapete tutti che giustamente uno quando va in un posto deve bere una boccia di vino rosso del posto. Ma che non urlare, perché non mi sente la telecamera. Sì, vabbè, comunque con questa persona che mi sta disturbando, una disturbatrice di vlog, è una disturbatrice di vlog. Vi posso dire che ogni volta che vado in un posto bisogna finirsi una boccia di vino rosso e comprarsi una calamita, giusto? Sì. E una estate al limone se è estate del posto, giusto? Certo, ecco, quindi niente, vabbè, ho fatto tutto. Ho fatto tutto. Mo' adesso dobbiamo andare a prendere. Ah no, dobbiamo vedere le ultime due cose, eh. Attenzione, le ultime due cose. Vabbè, che volevi? Un bacio. Un bacio, mica stiamo a Perugia. Va bene, sei più forte te. C'ho le scarpe dei bambini. Mamma, le scarpe dei bimbi. Gabri, mo se comprerà le Air Force bianche. Ah, io ce l'ho sempre avuto allora. Ce l'ho sempre avute le Air Force bianche. Non me le compro da quando sei comprato. Se le compri. È ridicolo che non compri una cosa che ti piace solo perché la comprano anche gli altri. No, perché l'ho già comprata. Che cazzo me ne compro all'infinito? Basta, una volta che te la sei comprata. Due volte, tre volte, va. No. Non siamo in Giordania. Siamo in Giordania? Tempio nella roccia. La ragazza si è rinfrescata alla fontana dei cani, sì. Ma non c'erano cani, erano cani di marmo che spruzzavano dalla bocca. L'unico cane era il mio fidanzato. Abbiamo ripreso la macchina e mo si va? A Norcia. A Norcia. Un'altra oretta di macchina ci vorrà. 56 minuti. O 16 minuti e 36. Sì. Che vuol dire 16 e 36? Arrivo, l'orario. Ah, l'orario, ok. Pensavo 16 minuti e 36. Gesto di stizza. Si può dire? Comunque, ecco il mio souvenir da Ascoli vicino. Più il 0,75 litri che mi sono bevuto di vino. Giusto? Sì. Quelli però non me li potrò portare a casa. Mi dispiace. Esatto. Ti provi a abbandonare prima, dici? Norcini miei, siamo arrivati a Nor. Ciao, perché ciao? Ciao. Matto il biscalletto. E niente, top. Poi ci stanno tutti i negozietti dei. Possiamo andare che c'è una cabina telefonica? Sì, è vero. Poi ci stanno tutti i negozietti dei negozi terremotati che stanno qui per tutta la via. Top. Andiamo a vedere. Se avete una pischella amante dei gioielli, no? Potete venire direttamente qua e con 5 euro, con 5 euro avete risolto i problemi con la vita. La fede di Santa Rita, attenzione, eh. Che significa amore, amicizia e spiritualità. Attenzione, due mani che si danno la mano. Giustamente. Ah raga, sta a posto per altri due mesi. Yeah, con 5 euro. Che bella questa cosa che ci sono tutti i negozi di terremotati qua all'inizio del paese. Capito? Bella vista, però la cosa brutta è che nessuno vende calamite a prezzi competitivi, diciamo. Però vabbè, che fai? Andiamo a vedere dentro il paese. Sì. Prima andiamo a vedere dentro il paese e poi dopo si ritorna qui e si prende la calamita a 3,50 euro, il prezzo più economico che abbiamo visto. Perché la calamita non si sceglie in base alla bellezza, ma in base a prezzo. No, in base alla bellezza. Però io la scelgo in base al prezzo perché sono tirchio del cazzo. Anche perché ne compri più delle persone normali. Bravo. Che fai? Non te lo prendi un metro di salsiccia, secca? Che fai? Salsiccette fre-
fresche secche. Questo prendo anche l'assaggio. Oppure con l'assaggino da portare via, perché sono bravi loro. Top. Assaggino per il ragazzo. Mamma mia. Assaggio io? Certo. L'altra tubo? Buonissima. E anche il formaggino, c'è. Cioè... Anche il formaggino. Metà metà? No, c'è un altro Buonissimo. Questo formaggio è buonissimo. Buttiamo in macchina questo. Wow. Attenzione. La ragazza ci sta portando paese. Ci sta portando in giro. Intanto scopre queste news di paese. Gente che sta che piglie. Attenzione, guarda, ormai queste strade le sa a memoria. Sta ragazza fa certe curve. Fa certe curve. Questo qua invece sembra il tunnel di Harry Potter. Che non faremo. Mannaggia, vabbè. È contromano soprattutto. Ah, perché è contromano soprattutto. Attenzione, attenzione, ci siamo ritrovati ad Albaneto, alla Tana del Lupo, che però non c'è il lupo, dicono. Oggi mi sa ha fatto sciopero, eh? Oggi ha fatto sciopero, sì, c'era sciopero dei lupi oggi. E niente, eccoci, in tutto il suo splendore. Welcome to Albaneto, sì. Non ti prende internet? Vabbè, noi glielo chiediamo. Eccoci. Eh? Ciao. Non ti sente nessuno. Siamo due dei sette clienti. Siamo due dei sette clienti. Alla Tana del Lupo. Belli, eh? Non so trofei. No. Vediamo come si mangia. Vabbè, saranno più... focused, come si dice focus? Concentrati sul nostro pasto, giusto? Certo. Il menù è questo. Leggete bene. Questo è il mio bicchiere di vino. Che diciamo che è più di un bicchiere di vino. È stato esplicitamente chiesto. Ma io ho chiesto mezzo litro, diciamo che sta in un calice mezzo litro. Onesto. Onest, onest. Ci sta. Diciamo che ce può sta. O no? Attenzione ragazza, mo ha cambiato proprio faccia. Mentalità, faccia, sì. Quanto si mangia? Però bellino, eh? Quanto mangi? Quanto mangi? Vabbè, qualcosa devo mangiare pure te, eh? Sì, sì, qualcosa mangio pure. Guarda là, questa la puoi mangiare secondo me. Non lo so. Top, che vuoi dire, che vuoi dire. Ti abbeccate sta fettuccina al cervo e al fungo porcino. Che vuoi dire? Un sacco di cose, speriamo che riesco a mangiarlo. Attenzione. Attenzione. Così ti ricorderai di quello che hai combinato. Sto male. Non ce la faccio mangiare. Sto male. Mi dispiace. La piccola sta male. Però ce lo portiamo a casa, non si butta niente qua. Che cavolo, è davvero. Ce lo facciamo incartare. Visto che non ha mangiato un cavolo, paghi il pizzo. Pagare e basta, ormai ora come ora. Quanto avremmo speso per questa cinetta? Lei zero, ragazzi, perché non ha mangiato niente. Mozzarella. No, una mozzarella. Vabbè, diciamo che 43 euro per la mozzarella e un po' d'acqua ci sta. Onesto, ci sta. È giusto, perché chi se ne importa male, cioè per disrispetto, perché uno ha fatto la fettuccina ai funghi e tu non l'hai manco assaggiata. Ragazzi, allora, quanto avrò speso in questa cenetta? In questa cenetta bellissima, in questa cittadina sperduta, no, paesino sperduto, diciamo, nel centro Italia, con 44 abitanti a 1000 metri di altezza. Un cazzo, perché ha pagato tutta la fischialla mia. Yeah! Nel 2022 funziona così, che dico. Certo. E questo è l'aereo di Bud Spencer, regalato alla Tana del Lupo. Sì, giusto? Non ricordo come si chiama, però. Alla Tana del Lupo, Bud Spencer. Sì. Alla Tana del Lupo. Bud Spencer, alla Tana del Lupo.